Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente dice basta ai localismi sulla sanità. Chiudere il punto nascita di Sulmona è inevitabile. Questo a seguito della riunione con i sindaci nel comitato ristretto che si è occupato appunto di sanità. Riguardo le proteste per i territori contro il piano del riordino della rete ospedaliera, il sindaco Cialente, che peraltro è anche medico, parla di una visione campanilistica e datata, tanto da rendere auspicabile addirittura una modifica della legge regionale elettorale. Questa posizione del sindaco Cialente suona in netta opposizione con l'assessore regionale di Abruzzo Civico Andrea Gerosolimo, che assieme all'altro civico dell'emiciclo Mario Olivieri e Maurizio Di Nicola del Centro Democratico, è stato determinante per far andare sotto la maggioranza su un ordine del giorno del centrodestra proprio contro il piano sanitario. Uno dei nodi che fa traballare la maggioranza di centrosinistra in regione è proprio la difesa a spada tratta degli ospedali cosiddetti minori, come quello di Sulmona, ma ci sono anche quello di Lanciano e Basto. Sono convinto, spiega Cialente, che chi difende i piccoli presidi vada però a curarsi nei grandi ospedali, che sono meglio attrezzati e più sicuri. Non possiamo guardare alla medicina con gli stessi occhi di 40 anni fa, quando mi sono laureato io. Sarebbe come rimanere fermi alla vecchia Siemens che fabbricava all'Aquila cornette telefoniche, mentre ora usiamo gli smartphone. La riorganizzazione della rete ospedaliera e l'organizzazione, attento, perché noi continuiamo sempre a parlare degli ospedali, che oggi sono un pezzo marginale della qualità della nostra sicurezza sulla cosa più importante che è la nostra salute, no? Questa riorganizzazione deve essere fatta sulla base dei dati tecnici. Quando io dico i dati tecnici, sono soprattutto anche i dati tecnici della letteratura medica, di quello che oggi dice, come si interviene, come affronti i costi in base alla popolazione, l'intervento, gli esiti dell'intervento.